La zanzarita nasce da una, come dire, dalla voglia di fare un tormentone e dal pensiero che la cosa che più tormenta le estati delle persone sono le zanzare. È la zanzara e quindi facendo questa associazione molto simpatica abbiamo, il mio compagno ha pensato appunto di buttare giù una canzone molto divertente che appunto è la zanzarita, che poi l'abbiamo rivista insieme, cantata ed è così che è nata. Allora, su questi progetti possiamo dire che il tour estivo è un piccolo musical che dura un'oretta, che parla appunto della fine della scuola e dell'inizio dell'estate, ma soprattutto del rapporto e della comunicazione tra insegnante e alunni. E poi ovviamente si balla e si canta tutte le mie canzoni, soprattutto quelle estive, ma non solo. E per quanto riguarda invece, ovviamente saremo in giro per tutta l'Italia e abbiamo altre 9 tappe e sul sito di Ticket One si possono trovare ovviamente tutti i vari riferimenti per l'acquisto dei biglietti. E per quanto riguarda invece il film, Cattivissimo me, è stata una bellissima esperienza, molto intensa, molto difficile, ma proprio perché così difficile l'ho veramente tanto apprezzata, apprezzando quindi anche la grande professione del doppiatore, che oggi, dopo essermi cimentata nel doppiaggio, apprezzo ancora di più. E uscirà il 21 agosto in tutti i cinema e non vedo l'ora in realtà di vederlo intero anche io insieme a tutti voi. E per quanto riguarda invece gli altri progetti, allora sicuramente stiamo lavorando alla parte natalizia, nello specifico su cosa non lo posso ancora svelare, ma sicuramente non rimarrete delusi. E ci saranno le nuove puntate della posta di Yo-Yo e poi ci saranno un altro paio di progetti che al momento non posso ancora svelare, ma ovviamente tutto sempre per le famiglie. Ma sono dei fan molto carini, nel senso che sono dei fan pieni di gioia, pieni di entusiasmo, sono dei fan calorosi perché il loro entusiasmo loro te lo devono dimostrare e questa è una bella cosa, esternare i propri sentimenti, le proprie emozioni, è una cosa che io stessa faccio ed è una cosa che dovremmo fare tutti. Di limiti, e parlo per gli adulti ovviamente, i bambini non devono avere limiti perché devono potersi esprimere, perché è così che scoprono chi sono, scoprono i sentimenti e quindi sono dei fan molto dolci, molto affezionati e affettuosi.